Alle mie spalle la città del Natale, che oggi ha fatto registrare davvero numeri da record per i mercatini, per il tendone della Lego con tanti bambini e le loro famiglie in coda, e per la ruota che sta avendo successo. Ma la città ha vissuto un weekend particolare, visto e considerato che sono praticamente vissute insieme per due giorni non solo la città del Natale e i mercatini tirolesi, ma anche la fiera antiquaria. Quindi una proposta un po' più variegata, che ha portato davvero tantissimi pullman e turisti ad Arezzo, per quello che forse, ma i numeri si potranno fare solo a inizio settimana, sarà veramente il weekend da record da segnalare. E poi soprattutto che nel nord Italia è anche in corso il ponte di Sant'Ambrogio, e dunque sono arrivati anche turisti dal nord. Tanta gente, mascherine obbligatorie. Si tratta anche dell'ultimo weekend senza Super Green Pass, e poi scatteranno le nuove regole da partire proprio da lunedì 6 dicembre. Ma questo fine settimana probabilmente, dal punto di vista delle presenze turistiche, ma anche dei tanti aretini che sono venuti qui alla città del Natale e le altre attrazioni, rimarrà davvero nella storia turistica dei numeri.